Grande festa ieri ad Arco per il Gran Carnevale, preparato con cura dal gruppo costruttori con il sostegno del comune di Arco. Migliaia di bambini e bambine, accompagnati da genitori, nonni e zii, hanno affollato le piazze attorno alla collegiata e il centro storico per tutto il pomeriggio, complici anche le temperature quasi primaverili. Sei carri, cinque dei quali creati dalla maestria del gruppo costruttori Carnevale di Arco, coordinato da Mario Matteotti, hanno sfilato su un percorso tutto nuovo, dalla chiesa verso i giardini, per poi raggiungere il parcheggio di Foro Boario e tornare indietro davanti al municipio. Il sesto carro, Coloriamo la vita, è stato preparato dai ragazzi dell'oratorio San Gabriele di Arco. Diverse bancarelle hanno fatto da corollario al percorso, così come giochi gonfiabili, intrattenimenti, raccontastorie e un mare di coriandoli di zucchero filato. Gli intrattenimenti del pomeriggio con il comico Lucio Gardin e il mago Polpetta. L'appuntamento con la seconda puntata della festa è fissato per sabato e domenica prossimi. Salutiamo anche Telegarda, ciao! Telegarda! Telegarda Trentino, io guardo sempre Telegarda Trentino. Ai bambini che non sono riusciti a salire sui carri in questo giro o che sono saliti nel giro precedente possono venire sotto il palcoscenico. Voi davvero? Ma se la ricordiamo, le lezioni
attenzione, attenzione, su quel carro ci sarà un omicidio. Cosa sta succedendo? Oggi, e dovete scoprire chi è l'assassino. Vedo facce sospette su quel carro. Wanted. Sono le maschere. Certo che il mago colpetta che dice ciao mostri. Siamo arrivati. Ecco, senso da. Sei come. Hai investito qualcuno, ma. Tiratelo su.